Nei giorni scorsi ho compiuto il mio primo viaggio apostolico in Africa. È bella l'Africa, eh? Kenya, Uganda e Centrafrica, paesi dalle molteplici ricchezze naturali e spirituali, ma anche territori che vivono grandi sfide, prima fra tutte la scandalosa convivenza fra ricchezza e miseria. Ma questo è uno scandalo, non solo in Africa, anche qui, eh? Dappertutto la convivenza fra ricchezza e miseria è uno scandalo, è una vergogna per l'umanità. Uno scandalo che in Africa è palese, mentre in altre regioni del mondo è più nascosto, ma la sostanza non cambia. Dell'Africa lo ha colpito in particolare il ruolo dei missionari, i tanti missionari che perdono la loro vita per servire il Vangelo e non per fare del proselitismo. Quindi Francesco si rivolge ai giovani, malgrado ce ne siano pochi, perché dice il Papa nel vecchio continente la natalità è divenuta un lusso, a loro Francesco lancia un appello. Io mi rivolgo ai giovani. Pensa, cosa vuol fare tu dalla tua vita? È il momento di pensare e chiedere al Signore che ti faccia sentire la sua volontà, ma non escludere, per favore, questa possibilità di diventare missionario per portare l'amore, l'umanità, la fede in altri paesi, non per fare proselitismo, no. Quello fanno quelli che cercano un'altra cosa. La fede si predica prima con la testimonianza e poi con la parola, lentamente.